Amici di Crino, sono Mr. K e oggi parliamo di Dual Performer. Dual Performer che adesso vi faccio vedere bene in grande in grafica. Grafica! Grafica che ci dice che la nostra Dual Performer fora acciai comuni, metalli e ghise. È realizzata in acciaio AEASY M2. L'acciaio AEASY M2 non è il robottino di Star Wars. È una lega composta da ferro, vanadio, carbonio, cromo, molibdeno, tungsteno. Mannaggia, me l'avevo quasi tutto. Grazie al trattamento termico, i taglienti della nostra Dual Performer, che magari vi faccio vedere un po' più grande, brava, pensaci tu, bravo. I taglienti della nostra Dual Performer acquisiscono una durezza di 65 HRC. HRC non è la moto, bam 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 bam. HRC è una scala che sta a indicare la durezza dei materiali, scala Rockwell. Poi magari farò un video in cui vi spiego AEASY M2, HRC e tutte queste belle sigle. La punta è autocentrante grazie all'affilatura split point in testa. Questo vi permetterà di non andare a zonzo sul materiale che state per forare e inoltre vi permetterà di usare una minore pressione, quindi un minore sforzo. L'angolo dell'elica della nostra Dual Performer di 26 gradi garantisce un'espulsione rapida del materiale in lavorazione e del trucciolo. Una buona refrigerazione durante la fase di foratura con un'adeguata emulsione lubrificante garantisce naturalmente all'utensile una migliore vita. Iscrivetevi al nostro canale per nuovi video. Qui potrete trovare la scheda tecnica della Dual Performer. Ci vediamo alla prossima. Kappa.